Marina, quanto è difficile la ricerca della verità, anche della giustizia. Però possiamo anche dire la Dispoli, Cerveteri, tutta Italia vi avvicina in questa battaglia. Noi dietro abbiamo un albero che è fiorito per Marco. Sì, noi adesso siamo alla Dispoli, praticamente circa un anno fa, quando era appena successo di Marco, ci avevano contattato perché volevano fare qualcosa per onorare mio figlio. E io ero contenta di questa cosa e a distanza di un anno praticamente mi hanno fatto un regalo bellissimo e mi hanno contattato dicendomi che avrebbero fatto in un giardino di La Dispoli, in località Siamo Maglielli, sì, in via Colorado, insomma. sì. E avrebbero messo un ulivo per onorare Marco e io di questa cosa ne sono stata molto contenta, prima perché mio figlio adorava gli ulivi e poi perché l'ulivo è un segno di pace. E poi comunque perché il presidente del comitato Miami praticamente l'ha fatto levare dal suo giardino e l'ha fatto piantare qui perché questo albero ha un significato, ha 20 anni come mio figlio. E in questo giardino praticamente ci vengono i bambini che sono anime innocenti come lo era mio figlio. E la gente praticamente ha rappresentato mio figlio come un custode di questi bambini. E per me è fondamentale questo, come è stato fondamentale ieri andare in tribunale, anche se non ero presente in udienza, vedere tanta gente che non conoscevo, che comunque si è stretta nel nostro dolore e è venuta in udienza per assistere al processo di mio figlio. Valerio, noi possiamo dire anche un'altra cosa, riprendendo le parole di Marina, e cioè che voi siete anche grazie alla vostra compostezza, un esempio per chi è alla ricerca della verità, anche della giustizia, per chi non si rassegna e ovviamente vuole lottare, però lo fa in un modo veramente ineccepibile. Sì, questa è una cosa che ci fanno i complimenti da tutta Italia per il Tutto il nostro mondo. comportamento, però diciamo che al di fuori di quello che può essere la nostra educazione è proprio una cosa che noi facciamo per Marco, perché Marco era così, Marco era una persona dolcissima, una persona educata e rispettosa. E infatti allacciandomi a quello che è successo, non è per me inconcepibile magari che il Ciontoli può essere entrato nel bagno mentre Marco si faceva la doccia, perché Marco è una persona dignitosa, è una persona encomiabile, non so come definirla. Era l'orgoglio di che è nostro. E chiunque l'ha conosciuto lo riconosce. E infatti tanta gente al di fuori delle persone vicine, pure gente che ci hanno avuto il minimo contatto, sono rimaste impressionate da questo ragazzo per l'educazione che ci aveva. E anche chi non l'ha conosciuto, comunque, già vedendo la foto, Ecco, ci è sono tante rimasto. foto di Marco, Marco che ride, Marco che è al mare, Marco in bici, veramente un ragazzo, ecco, ricordiamolo, solare, pieno di Enorme, vita. pieno di vita. E a 20 anni è una cosa atroce levare la vita a un ragazzo. È una Infatti cosa veramente atroce. tutte le foto e tutte le immagini Marco è sorridente, non a caso, perché era così, ha un carattere Io bellissimo. una cosa voglio ricordare, Marco aveva un amico a Roma che veniva all'estate a villeggiare a Cerveteri e sono cresciuti insieme, poi con gli anni si sono un po' persi perché Marco era cresciuto, si era fidanzato con questa ragazza e comunque sì, anche se veniva all'estate lui aveva la ragazza. E questo amico di Marco, dopo la disgrazia, mi ha scritto una lettera dove mi diceva: io venivo l'estate e Marco, quando mi incontrava e stava in macchina, scendeva dalla macchina, la parcheggiava e veniva da me a salutarmi e mi dava la pacca sopra la spalla. E questo per Forse non gli me andava di fare solo il ciao, è. Cioè, scendeva doveva proprio, scendere e proprio. abbracciarlo. Valerio, doveroso un'ultima domanda, anche se ne abbiamo parlato ovviamente
con il vostro legale Celestino Gnazzi, che è stato gentile e disponibile a parlare del processo, senza entrare troppo nel merito, perché ci sono veramente tanti, troppi, forse tutti, gli aspetti da chiarire di cosa è accaduto veramente quella sera. Però cosa vi aspettate? Ecco, il processo è iniziato adesso, ci sono tante tappe, tante battaglie ancora. Il processo è iniziato e va bene, io diciamo questa prima tappa purtroppo non ho potuto assistere perché in qualità di testimone non sono potuto entrare in aula, però da quello che ho visto dalle televisioni e da quello che ho sentito soprattutto, un conto è leggerlo e un conto è sentirlo dalle parole di chi ha assistito veramente in quei momenti, è una cosa veramente toccante, una cosa che dà l'idea chiara di come sono andati i fatti, per cui io spero tantissimo che la verità processuale si avvicini molto alla verità vera, perché purtroppo la verità vera la sanno solo loro, Marco non c'è più e non ce la può dire, ma la sanno solo loro e è l'unica cosa che non hanno mai fatto di dirla. Speriamo che riescano a avvicinarsi queste due verità in modo che si possa sapere anche perché Marco è stato ucciso barbaramente. Celestino Gnazzi, il legale della famiglia Vanini, ieri si è tenuta la seconda udienza presso la Corte d'Assise di Roma. Com'è andata? Dare un giudizio su come è andata, io direi che dopo il cosiddetto processo mediatico c'è il processo vero, che a mio avviso, almeno per come è iniziato, si sta sovrapponendo esattamente al cosiddetto processo mediatico, che in questo caso a mio avviso è stato molto utile per conoscere la verità. Verità che sta emergendo anche nel processo di fronte alla Corte d'Assise. Ieri abbiamo sentito il maggiore Ceccarelli riferire tutte le indagini che sono state fatte, abbiamo sentito in particolare l'autista dell'ambulanza riferire sulle modalità di intervento. Ecco, io ti fermo qui perché l'autista del 118 ha detto delle cose importanti, io concentrerei su due elementi. Il primo, la figlia di Ciontoli, Martina, era sotto casa quella sera quando l'ambulanza è arrivata e di fronte appunto all'autista ha detto: io non so nulla, io non c'ero. Il secondo aspetto, dentro il PIT, quindi il posto di primo intervento, quella di Ispoli, Antonio Ciontoli ha detto al medico una volta e anche all'infermiera, una volta appreso dello sparo appunto di Marco: mi raccomando, questa notizia non deve uscire, teniamola nascosta. Insomma, sono due aspetti secondo te delicati di questa vicenda? Ma prima di tutto bisogna notare una cosa: ogni qualvolta siamo in grado di offrire, di vedere un riscontro esterno, un riscontro oggettivo, documentale o testimoniale, si scopre una bugia, ogni volta. Chiaramente non abbiamo una telecamera per vedere quello che è successo quando non c'era nessuno, c'erano soltanto questi signori che hanno soltanto detto, secondo me, un mare di bugie. Però il fatto che l'autista dell'ambulanza abbia detto che Martina, appena l'ha vista, ha detto: io non so nulla perché sono appena arrivata, questo già a 2 ore da un fatto gravissimo e che coinvolgeva il fidanzato, dimostra che c'era già una versione concordata, dimostra la freddezza incredibile in una situazione che doveva essere drammatica, dimostra tante cose. Anche perché le tracce di polvere da sparo potrebbero dire altro. Ma il processo dirà, conoscendo le carte, non si può negare che fosse proprio lì. Addirittura c'è stato il dubbio su chi avesse sparato, non lo so, questo non lo voglio, ma certamente non c'è nessun dubbio che era lì, era sul posto, questo emergerà con il processo. L'atteggiamento poi del Ciontoli, che era disperato soltanto per aver perso il posto di lavoro, si commenta da solo. L'infermiere ha anche detto che si è preoccupato di qualificarsi come carabiniere e come militare e ha detto che Marco era stato ferito da un colpo di pistola soltanto nel momento in cui è stato costretto a farlo, ma contestualmente ha detto: mi raccomando, non lo dite ad un medico. Ripeto, sono fatti che si commentano da soli, sino ad ora si vociferava, adesso la Corte d'Assise ha conoscenza anche di questi aspetti, ma ha conoscenza anche di un altro aspetto che ritengo un po' più importante, cioè
L'autista, il test che abbiamo molto preciso, molto dettagliato ed ampiamente credibile, ha detto che quando l'infermiera che lo accompagnava soccorreva Marco erano presenti tutti i componenti della famiglia, tutti gli imputati. È vero che parlava solo il Ciontoli, ma tutti erano presenti e tutti erano perfettamente in grado, percepivano esattamente quello che stava dicendo. Le bugie che stava dicendo e che equivalevano ad impedire i soccorsi, perché il quadro clinico che aveva sotto gli occhi l'infermiera era assolutamente incompatibile con quel tipo di richiesta di soccorso. Uno stato di panico per una piccola ferita, un buchino causato dalla punta di un pettine. E nonostante che chiedeva e continuava a chiedere cosa fosse successo, nessuno ha detto che era successo, nessuno ha consentito che fossero effettuati veramente i soccorsi. E poi, guarda, consentimi una cosa che è stata molto, molto, molto pesante. Sentire che questo ragazzo, all'1:30 circa, se non più tardi, si dimenava con una forza sovrumana. Ecco, chiedeva anche aiuto, è vero? Chiedeva aiuto. Ci volevano 4 persone per tenerlo fermo e chiedeva aiuto e urlava aiuto ragazzi. Addirittura è stato detto che quelle 4 persone avevano i segni sulle braccia per la forza con cui Marco le stringeva all'1:30. Ora, a quell'ora Marco poteva, che ne so, essere già convalescente, essere già naturalmente stato operato e quindi salvato. Ci rendiamo conto?